Buonasera, sono Marco Griffa, lavoro in Lecce da moltissimi anni. Per me questi contenuti in vario modo forniti agli studenti e a tutti coloro che possono avere dei problemi di accessibilità sono come dire, una sorta di problema quotidiano che viene affrontato in tutto ciò che è il mondo della scuola. Per fare questo ovviamente ci avvaliamo di esperti, seguiamo quelle che sono le norme che si aggiornano per fortuna e cambiano, ma per noi rimane centrale quello che è l'approccio verso gli studenti. Gli studenti sono i primi ad accorgersi di avere dei problemi, le famiglie spesso cercano delle vie per aiutare questi ragazzi o ragazze e a noi sta il compito di dare gli strumenti migliori con le tecnologie migliori, compatibilmente da un punto di vista economico, proprio per affrontare questi problemi. Per fortuna in Italia esistono alcune strutture molto preparate. Dottoressa Cristina Mussinelli, che è qua con noi e che è la segretaria della Fondazione LIA, nata dall'AIE e dalla collaborazione con l'Unione Italiani Ciechi e Ipovedenti, sicuramente una delle massime esperte del nostro settore. Lascerei a lei la parola in modo che possa un po' inquadrarci le norme, il problema e, come dire, alcune ipotesi di soluzioni normative. Grazie. Grazie mille, è davvero un piacere essere qui. Mi hanno dato un compito ingrato perché in 10 minuti riuscire a darvi un quadro di quello che sta succedendo è abbastanza complicato, però ci proviamo. Per le slide posso cominciare? Allora, intanto l'obiettivo che c'è e anche quello che è delle norme è quello di creare un ecosistema digitale accessibile. Le tecnologie offrono delle opportunità enormi alle persone con disabilità, purché le soluzioni, i prodotti e i servizi vengano progettati tenendo conto di queste opportunità. Noi come fondazione siamo nati nel 2014, ma nasciamo da un progetto finanziato al Ministero dei Beni Culturali e l'obiettivo della fondazione è quello di ragionare in una logica born accessible, cioè di fare sì che, come nel mondo dell'architettura si parla di design for all, anche nel mondo del digitale, dei contenuti, delle applicazioni, delle piattaforme, si pensi, quando si progettano queste cose, fin da subito all'accessibilità come un elemento costitutivo e non come qualche cosa da aggiungere ex post. E questo è il motivo per cui fanno parte della fondazione non solo l'AIE, che è l'Associazione Italiana Editori, che rappresenta il mondo editoriale in tutte le sue componenti, educativo, vario, professionale, ragazzi e quant'altro, ma anche l'Unione Italiana Ciechi da un lato, con cui abbiamo progettato e testato tutto quello che abbiamo fatto, ma anche l'Associazione Italiana Dislessia e la Biblioteca dei Ciechi di Regina Margherita, che è la realtà che produce ex post le versioni accessibili per i ragazzi non vedenti e ipovedenti. Ne fanno parte anche 17 editori con 76 marchi editoriali e MLOL, che è la piattaforma di prestito bibliotecario più importante in Italia. Questo perché l'obiettivo è di usare tutte le possibilità e di dare esattamente le stesse possibilità che ha un lettore qualsiasi, quindi anche di prendere in prestito gli ebook accessibili. Lavoriamo con aziende, istituzioni anche a livello internazionale, facciamo parte di un network internazionale, cosa che è molto importante perché in alcuni casi siamo l'unica realtà italiana che rappresenta il paese. Per esempio nel V3C, che è l'organismo che si occupa di definire gli standard per il web e anche gli standard per le pubblicazioni e per l'accessibilità, noi abbiamo un ruolo molto attivo e siamo tendenzialmente una delle pochissime realtà italiane. Facciamo parte anche del DESI Consortium, che è l'organismo che seguiva prima lo standard specifico per le persone con disabilità e le cui caratteristiche sono state incorporate negli standard in uso nel settore editoriale. Facciamo parte poi dell'European Digital Reading Lab, importante perché, come vedremo poi, l'accessibilità non è solo del file o della pubblicazione, ma deve essere di tutti gli elementi. Loro lavorano tantissimo sulle soluzioni di lettura, perché io quando ho un libro digitale, per leggerlo devo aprire una soluzione di lettura o leggerlo in una piattaforma che ha al suo interno una soluzione di lettura. Se queste non sono accessibili, tutto il lavoro fatto a monte dagli editori viene vanificato. Gli attori sono tanti, sono editori, creatori di contenuti, istituzioni, aziende pubbliche
e private, e soprattutto questo discorso degli standard è importante perché tutto quello che noi facciamo non è basato su nostre soluzioni proprietarie, ma è basato sull'implementazione di standard internazionali, e questo garantisce il fatto che le cose siano fatte in modo uniforme, in modo omogeneo, e che non sia necessario inventare delle soluzioni perché sono già date, si tratta di applicarle. Abbiamo su questa base creato un catalogo di 30.000 ebook accessibili che vengono prodotti direttamente in versione accessibile dagli editori e distribuiti nei normali canali commerciali. È il più ampio catalogo di ebook accessibili disponibile a livello internazionale. Perché un'azienda, un'istituzione, un'organizzazione si deve occupare di accessibilità? Perché occuparsi di accessibilità ha tanti aspetti. Vuol dire occuparsi in termini di responsabilità sociale d'impresa, vuol dire oggi essere anche conforme alle normative, ma vuol anche dire mettere i propri utenti al centro e offrire servizi migliori per tutti. Accessibilità è sinonimo di qualità e vuol anche dire, piccola cosa ma non per questo meno importante, essere per esempio più ricercabili e più facilmente trovabili sui motori di ricerca. Il contesto normativo: sono state recentemente approvate due norme molto molto importanti, che sono direttive europee che sono state però già recepite nella normativa italiana. Una è la direttiva Web Accessibility, che prevede che tutti i siti della pubblica amministrazione, ma anche i siti delle aziende con fatturato superiore ai 500 milioni di euro negli ultimi 3 anni, debbano essere accessibili per legge, e le penali in questo caso sono anche molto elevate. E poi c'è la direttiva, l'altra, che invece impatta sul settore editoriale, che è quella della direttiva sui prodotti e servizi, che riguarda nel mondo editoriale tutte le pubblicazioni e tutto l'ecosistema editoriale, quindi le pubblicazioni, i sistemi di DRM, le soluzioni di lettura, e riguarda anche tutti gli e-commerce. In questo caso qualunque e-commerce, anche se voi vendete bicchieri, tondino, fazzoletti di carta, sono tutte cose che dovranno essere rese accessibili. In queste entrambe le leggi ci sono degli standard che sono quelli cui vi accennavo prima. I beneficiari sono soprattutto, per quanto ci riguarda, due grandi categorie: le persone con disabilità visiva e le persone con problemi di lettura di un libro a stampa, quindi anche persone con dislessia. Come vedete dai dati, non ve li sto a leggere, però in entrambi i casi le possibilità per queste persone sono molto più ridotte, soprattutto in termini anche di impatto lavorativo, cioè le persone che possono, pur avendo magari avuto una laurea o studiato, avere dei ruoli per esempio di responsabilità nelle aziende non sono così elevate. Quindi permettere di accedere a contenuti, piattaforme, siti web accessibili vuol dire offrire opportunità di studio e di lavoro e anche di intrattenimento, perché no, a un grossissimo numero di persone. La dislessia è una tematica emergente. Fino a pochi anni fa le persone diagnosticate erano molto poche, in questi ultimi anni il numero delle diagnosi è cresciuto, quindi il fenomeno è emerso. Prima gli studenti dislessici erano riconosciuti e noti in ambito della scuola dell'obbligo, adesso anche nell'università comincia ad esserci un numero cospicuo di studenti con disturbi dell'apprendimento. Vi faccio solo qualche esempio. Cosa vuol dire una disabilità visiva? Le modalità con cui una persona può leggere, a seconda delle diverse problematiche disabilità che ha, sono molto diverse. Vi faccio solo qualche esempio: perdita della visione periferica, perdita della visione centrale. Nel caso della dislessia, la difficoltà è quella per esempio di riconoscere le lettere o di poter seguire un testo facilmente. E tutte queste cose sono importanti, soprattutto perché è importante mettersi nei panni delle persone che hanno questo tipo di problemi.
In un'azienda quello che è importante non è tanto capire solo le cose tecniche, ma far crescere una cultura. Far crescere una cultura vuol dire che all'interno dell'azienda si deve creare una conoscenza e una competenza di queste cose in tutti gli ambiti. Noi come fondazione lavoriamo tantissimo con gli editori, ma anche con altre aziende, perché quello che noi proponiamo è un percorso finalizzato a raggiungere una piena accessibilità. Vuol dire che devono essere coinvolte non solo le persone che fanno per esempio i libri, ma anche quelli che rispondono al customer center, perché se una persona chiede, fa domande, bisogna sapergli rispondere. Vuol dire che se ne deve occupare anche chi produce i contenuti e li mette a disposizione su un e-commerce, perché all'utente bisogna fornire le informazioni sull'accessibilità dei prodotti e dei servizi che si vendono. Vuol dire fare contenuti accessibili, creare siti, piattaforme e applicazioni, e soprattutto bisogna essere sicuri che tutto questo viene fatto sulla base della conformità con gli standard definiti a livello internazionale. Alcuni casi, noi abbiamo fatto un protocollo d'intesa con ABI, che è l'Associazione Bancaria Italiana, per promuovere l'accessibilità nel settore bancario. Facciamo corsi di formazione e supportiamo loro con gli editori, ma anche con istituzioni internazionali. Creare documenti accessibili e pubblicazioni si può fare fin dall'inizio. Ci sono delle regole tecniche, vuol dire che tutti i contenuti devono essere riconoscibili per quello che sono, quindi ci deve essere una semantica, che semplicemente vuol dire che io devo dire che questo è un titolo, che questo è un paragrafo, che questa è una nota, che questo è un link, perché così le tecnologie che permettono alle persone di accedere a questi contenuti li possono guidare, li possono far comprendere quello che noi capiamo guardando una grafica, che invece per una persona non vedente non è riconoscibile. Devono essere fatte le descrizioni alternative delle immagini. Se non ci sono le descrizioni alternative delle immagini, per una persona non vedente un libro è vuoto, quindi non riesce a capire, spesso pensiamo solo al mondo educativo, l'importanza delle immagini e il valore che le immagini portano in più rispetto al testo. Bisogna fare progetti grafici che tengano conto del contrasto colore, che tengano conto dei font che vengono utilizzati. Sono tutte cose tecniche, sono cose che si possono imparare e sono cose che una volta che si sono imparate diventano parte integrante del processo di progettazione. Anche in questo caso noi lavoriamo con tutti gli editori, ma abbiamo fatto lavori anche per Terna, per Cassa Depositi e Prestiti, stiamo lavorando adesso qui a Torino con la Fondazione Agnelli, perché diventa un elemento costitutivo della progettazione della strategia. Bisogna fare siti web accessibili. Anche in questo caso bisogna tener conto di tutta una serie di caratteristiche del sito, bisogna comunicare agli utenti le informazioni perché siano in grado di capire se quel sito è per loro accessibile oppure no. Abbiamo lavorato tanto con editori come Zanichelli, Mulino, stiamo lavorando con Fondazione Agnelli, con Media Library Online, che ha recentemente rilasciato una serie di app accessibili per permettere l'accesso alla loro biblioteca. E soprattutto l'esperienza che abbiamo fatto in questi casi è che quando si lavora per l'accessibilità, la qualità di quello che viene offerto a tutti è migliore, perché si lavora anche sulla usabilità. E quindi percorsi, processi per arrivare, per esempio, ad acquistare un prodotto, per consultare una pubblicazione, sono ottimizzati e quindi migliori anche per qualunque tipo di utente. È fondamentale, appunto, come dicevo, verificare la conformità. Noi come fondazione, per tutto quello che sono le pubblicazioni, offriamo un servizio di controllo, certificazione delle pubblicazioni, e apponiamo quello che vedete lì, che è il bollino LIA, che permette di riconoscere immediatamente se una pubblicazione è stata accessibile. L'altro punto fondamentale è tutto quello che noi abbiamo fatto si è basato sull'innovazione. Noi siamo stati un po', abbiamo avuto un'intuizione quando lo standard, che era lo standard dell'editoria, ha incorporato le specifiche degli standard specialistici. Abbiamo detto: ma allora perché dobbiamo fare un'altra versione dopo? Usiamo quello e la facciamo subito. Quindi abbiamo ragionato in termini di innovazione di processo, di innovazione di prodotto, e continuiamo a farlo. Lavoriamo col CNR di Pisa, abbiamo fatto delle sperimentazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale, per esempio nella descrizione delle immagini,
abbiamo presentato a Bologna di 15 giorni fa un progetto per la creazione Born Accessible di prodotti impaginati complessi che possono essere i fumetti, possono essere certi libri illustrati per bambini. Questo secondo me è un ambito in cui investimenti anche a livello istituzionale, collaborazioni con altre realtà sono molto molto importanti, perché sicuramente questi aspetti in futuro saranno molto molto rilevanti. Grazie mille. Grazie. Sì? Si sente questo qua? Sì. Grazie Cristina. Beh, io aggiungo pochissimo, io mi occupo tanto di tecnologia e in generale, insomma, non solo di accessibilità. In questi ultimi anni il tema dell'accessibilità però si è presentato spesso con grande frequenza, perché per fortuna la sensibilità è aumentata molto e, come diceva bene Cristina in chiusura di intervento, è fondamentale che ci sia sempre una maggiore sensibilità istituzionale, una propensione alla ricerca, all'investimento in ricerca, perché questo è un ambito dove davvero la tecnologia risolve concretamente i problemi. Io mi sto occupando di un progetto che importeremo dalla Francia, che in Francia è stato finanziato dal governo con oltre 3 milioni di euro, quindi insomma per darvi il senso di quello che si sta facendo anche ai nostri confini. Sono molto contento di introdurre Anna Capietto dell'Università di Torino, perché lei rappresenta l'esempio di una ricerca dedicata a questi temi. Poi ve lo racconta lei meglio, ma la cosa che mi ha molto interessato dal primo secondo in cui ci siamo parlati è il ricordare che le materie STEM, no, quelle che riguardano la tecnologia di cui si parla tanto, ci si riempie anche spesso un po' la bocca, no? Insomma, bisogna che tutti i ragazzi facciano questo, si occupino di questo, poi nel concreto chi ha problemi di lettura, a leggere formule matematiche in particolare, viene sostanzialmente sconsigliato di intraprendere uno studio universitario di questo tipo, e quindi la quota di persone con difficoltà che si avventurano nella matematica o comunque in facoltà scientifiche rimane molto bassa. Anna sta lavorando per ovviare un po' a questi problemi e lascio lei raccontarci come. Tante grazie, buongiorno. Io sono un docente del Dipartimento di Matematica dell'Università di Torino, all'interno del quale c'è questo laboratorio. Vedete i nomi di alcuni miei colleghi, anche Sandro Coriasco è un docente come me di analisi matematica, gli altri sono alcune delle altre collaboratrici che sono delle persone che hanno dei posti precari. Allora, però mi sono presentata, ma non voglio dimenticare di ringraziare il Circolo dei Lettori, di ringraziare Paolo Giovine che tramite Vittorio Di Tommaso ha reso possibile la presenza del laboratorio a questo incontro, e vi ringraziamo. Allora, prima di dire altro, vorrei darvi una notizia che penso ad alcuni faccia piacere. Cioè, questa non sarà una lezione di matematica. La matematica in ogni caso è creativa, e quindi mi trovo molto bene in questo parterre dove c'è scritto creatività e accessibilità. La matematica, d'altra parte, noi ci occupiamo principalmente di testi contenenti formule, grafici e tabelle, però la matematica c'è dappertutto, non solo all'università. Oggi qualunque corso di laurea si imbatte, volente o nolente, in una lezione di statistica dove ci sono formule, per non parlare ovviamente delle scuole. E quindi, diciamo, la vita di una persona con disabilità visiva negli ultimi 20 anni è cambiata. È cambiata, per fortuna, grazie alla possibilità di usare degli strumenti digitali. Adesso io mi riaggancio, ringrazio la dottoressa Musinelli di aver detto tante cose, secondo me molto molto importanti. Allora, in merito alle tecnologie che consentono l'accesso a testi contenenti formule, vorrei porre l'attenzione su quell'oggetto rettangolare che si chiama il display braille. Allora, il display braille, che contiene anche un po' il problema che noi
affrontiamo. Il display Braille è quell'oggetto che ha 8 quadratini, che sono gli 8 punti del Braille. Ma vorrei rimarcare la vostra attenzione su quell'altra sfilza di cose bianche, che sono i caratteri Braille che si alzano e si abbassano a creare, per esempio, la parola tecnologie. Quindi il non vedente passa il dito su questo display Braille e sa che noi sullo schermo vediamo la parola tecnologie. E qui avete già indovinato dov'è il nodo e la passione che ci ha preso per affrontare la questione dei testi contenenti formule. Perché, ahimè, le formule non sono in linea. E quindi questo è l'oggetto, diciamo, della questione che abbiamo e stiamo affrontando. Poi lì vedete anche evidentemente una stampante 3D, e quello in mezzo è un grafico realizzato con una stampante in rilievo. Quindi prima viene disegnato quello che noi vediamo, e poi viene, tramite una tecnologia chiamata la punzonatura, diventa toccabile. Allora, in merito alla disciplina STEM abbiamo delle difficoltà di carattere matematico, perché come si fa a far accedere un grafico a un non vedente? Ci sono delle questioni di principio, ci sono delle questioni tecnologiche, per esempio appunto quello che studiamo noi, l'accessibilità di formule, grafici e tabelle, e poi c'è un interessante aspetto didattico, perché come si presentano questi contenuti a ragazzi con disabilità, per esempio, visive? Non si può far finta di niente. Noi abbiamo cominciato a occuparci di queste cose nel 2013, poi nel 2018 è stato creato, fondato il laboratorio. Al momento io sono un docente, abbiamo altri docenti tecnici della ricerca, tutte persone che aggiungono il lavoro nel laboratorio alle loro usuali mansioni di insegnamento e altro, e poi abbiamo per la fortuna di avere anche un po' di personale, ma sempre a tempo determinato. Abbiamo diverse collaborazioni, sono contenta di citare tra gli altri H-Farm Innovation, e questo ne ha già parlato diffusamente sulle leggi la dottoressa Mussinelli, quindi salto questa slide. Allora, magari, anche se non siete dentro l'università, avete sentito nominare la terza missione. La terza missione vuol dire non solo didattica, non solo ricerca, ma trasferimento nel contesto sociale le cose studiate e ottenute all'interno dell'università. Quindi noi, diciamo, il laboratorio è un classico esempio di ricerca unita a terza missione. Diventa veramente difficile, anche per i motivi che vi dirò, distinguere queste cose. Noi, diciamo, ricerca didattica, e magari coniughiamo terza missione con la parola servizio. E allora quello che facciamo è di sviluppare, voglio arrivarci, dei nuovi prodotti per accedere anche a testi contenenti formule, e poi penso che, come può testimoniare Diana, che un bel po' di anni fa ha partecipato a un progetto della città metropolitana, che finanziato dalla città metropolitana, organizzato dal laboratorio, per far capire, molti lo sanno, molti ancora non lo sanno, che oggi un non vedente può benissimo fare una professione, svolgere una mansione per davvero davanti a un computer, munito della giusta strumentazione, che non è poi, diciamo, un investimento davvero enorme. Però credo che faccia comodo alle aziende sapere che non è necessario, diciamo, soddisfare i requisiti di legge che dicono dovete avere un tot di disabili per legge, ma un disabile visivo, come per esempio un nostro collaboratore ci ha lasciato perché ha avuto non vedente, perché ha avuto una posizione a tempo indeterminato presso Intesa San Paolo per occuparsi di accessibilità, guarda caso, e guarda caso ne sa più dei suoi capi, almeno in termini di prova diretta, diciamo. Una cosa che voglio sottolineare, che è un po' una caratteristica del laboratorio, è che noi
abbiamo la fortuna di avere come collaboratori fin dall'inizio persone con disabilità anche visive. E quindi non lavoriamo dicendo cerchiamo di fare qualcosa e poi ve lo diamo. Anzi, nulla faremmo senza il contributo di persone con disabilità fin da subito. Vorrei anche dire che l'accessibilità non è un discorso di nicchia, perché oggi facendo dei documenti e dei siti accessibili, questo diciamo avvantaggia tutta la comunità. E non è la prima volta che partendo da necessità di disabili, di persone con disabilità, si è riusciti e poi a migliorare i contenuti a vantaggio di tutti, sia nella scuola ma non solo. Noi per esempio abbiamo sviluppato un prodotto per persone con disabilità visiva che poi è diventato, una persona con DSA si è accorta che si poteva usare anche con la sua strumentazione, e così mettiamo anche a tacere chi potrebbe pensare che ma i ciechi sono pochi, che già non è un buon argomento, però certamente i DSA sono moltissimi. Allora, noi abbiamo sposato, se ricordate quel display braille, c'era quel discorso della linea. Allora io avevo detto la matematica non è in linea. Noi, adesso non vi annoio con cose tecniche, abbiamo sposato la causa del LaTeX. Il LaTeX, il formato sorgente si scrive in linea, e quindi una persona sufficientemente competente con in linea gli va benissimo accedere anche a formule. Oppure quello che facciamo noi, che io faccio dai tempi che furono, quando sono entrata nell'università, questa scrittura che è gratuita, è universalmente utilizzata nell'ambiente scientifico, con un click produce un PDF. Quel PDF, prima di noi, diciamo, noi abbiamo prodotto questo pacchetto aggiuntivo Accessibility che può essere utilizzato da chi e si ottiene un PDF. Quel PDF è e non era prima accessibile con le tecnologie che i disabili usano. La sezione aurea più uguale inizio frazione di numeratore 1 più radice quadrata di 5 fine numeratore inizio denominatore 2. Voi dite, vabbè, ovvio. Non è affatto ovvio, perché normalmente i PDF non, quando incontrano le tecnologie assistive che usano i disabili visivi, incontrano una formula, succede di tutto, ma non l'accesso alla formula. Voi ovviamente sapete che nei testi scientifici, anche quelli della scuola, oltre alle formule ci sono i grafici. Origin. Min. Min. Origin. Allora, questo è un prodotto ancora sempre gratuito, cioè sul nostro sito, è stato sviluppato da un ragazzo che lavorava nel laboratorio, e come tutti, siccome sono bravi, poi si trovano un lavoro a tempo indeterminato da qualche altra parte. Però questo, diciamo, è una possibile soluzione. Questa è stata fatta qualche anno fa, adesso è in corso la redazione della versione migliorata, diciamo. Però potete immaginare un non vedente che gli metti sotto gli occhi un tablet con un grafico, questo mette il dito dove capita e l'altezza e la frequenza del suono lo guidano lungo il grafico. Se si ferma, gli dice le coordinate del punto e altre informazioni. In questo modo, usando questi due prodotti che abbiamo sviluppato, abbiamo creato sul nostro sito una biblioteca accessibile, nel senso che abbiamo preso alcuni testi utilizzati nei primi anni dei corsi di studi universitari e abbiamo avuto recentemente, sono contenta, ve lo dico, la notizia che un ragazzo, uno studente di Bologna, ha preparato i corsi di analisi 1 e 2 usando i testi presi dalla nostra biblioteca accessibile.
Però non voglio non arrivare a parlarvi di cose più recenti che abbiamo fatto in collaborazione con H-Farm. Questo prodotto VoiceMat è, diciamo, un risultato positivo, virgolette, virgolette, della pandemia. Nel senso che ci siamo trovati a casa a far lezione sul nostro tablet e inviandolo via digitale agli studenti, e quindi abbiamo una marea di file, di video, di audio video, che sono quelli lì alla sinistra, anche contenenti formule. Allora, avere una figura, un'immagine, non piace a nessun disabile. Non piace al disabile uditivo perché vuole anche la sottotitolazione. Non piace a un disabile visivo, non piace a una persona con DSA, sempre perché l'immagine non è, quello che si dice, navigabile. Cioè è un problema andare avanti, tornare indietro, riprenderne un pezzo, eccetera. E quindi questo prodotto che l'Ateneo di Torino ha scelto di candidare come brevettabile, cioè adesso il pacchetto è in mano a un'azienda che ci sta provando per noi. Allora, a partire da quello che c'è a sinistra, che è quello che io scrivevo durante la pandemia sul mio tablet, si ottiene prima il file LaTeX, cioè quello, adesso parte tutto il resto, vedete che è in linea, e poi automaticamente crea il corrispondente PDF, anche con formule. Invece SpeechMate è il sogno nel cassetto, tra virgolette, nel senso che noi abbiamo un prototipo. SpeechMate è nella nostra testa, e abbiamo anche idea di come farlo, un prodotto che consente di dettare e navigare matematica, testi, formule, diciamo. Allora, non c'è al mondo un prodotto di questo genere, ce n'era uno che poi è scomparso dal mercato, e quindi questo ovviamente è qualcosa che può favorire i disabili motori e ovviamente anche i disabili visivi. Recentemente abbiamo avuto l'opportunità di avere a che fare con disabili motori degli altri superiori, e quindi poter dettare non solo al proprio amico ciao, come stai, eccetera, scrivere 1 più radice di 5 fratto 2. E abbiamo nel cassetto moltissime richieste da parte di scuole, studenti, associazioni per cercare di sviluppare questo prodotto. Sono contenta di essere qua, anche perché ci sono autorevoli rappresentanti del mondo editoriale. Noi in dicembre abbiamo fatto questo piccolo workshop dove ci siamo confrontati con molti editori, con ovviamente la Fondazione LIA, rispetto all'accessibilità di testi contenenti formule. E siamo stati molto contenti di comprendere che finalmente, siccome ci sarà la legge che impone di fare questi testi accessibili, stanno arrivando. Finisco dicendo che questo è un discorso che riguarda le attività che noi facciamo di formazione per gli insegnanti, perché sta per partire, è partita la seconda edizione di questi corsi online. La seconda edizione ha avuto da tutta Italia 400 iscritti, che non sono pochi, per essere un po' informati a livello della scuola sulle pratiche didattiche e tecnologiche per non vedenti. È chiaro che io non posso aspettare che un non vedente venga a bussare alla mia porta e dire all'università buongiorno, sono qua, cosa faccio. È chiaro che la cosa deve partire da prima. Abbiamo fatto anche l'anno scorso e ripeteremo quest'anno un percorso competenze trasversali orientamento, e l'abbiamo chiamato studenti e studentesse ambasciatori della matematica accessibile, nel senso che abbiamo insegnato il LaTeX a ragazzi di quarta e quinta superiore, perché soprattutto quelli che andranno poi all'università in materie STEM lo dovranno imparare questo LaTeX, e quindi tanto vale che lo imparino subito e che lo trasmettano al più presto ai loro compagni con disabilità visiva. Grazie. Grazie.
Ringrazio la dottoressa, ringrazio per questo panorama sull'aspetto di ricerca e universitario. Vediamo invece adesso come questo viene portato nelle imprese. E allora per questo aspetto abbiamo qui con noi Artur Diro, che è il CEO di LearnEtil, una società polacca che siamo riusciti ad avere qua con noi, società leader in questo momento nello sviluppo di alcune tecnologie, e vorremmo capire da lui cosa succede nella pratica, nella realtà di tutti i giorni. Grazie. Buonasera. Good evening, ladies and gentlemen. I'd like to start my speech with apology that I'm the only person here not speaking Italian. So that's the first thing, but I'm very much hope that you forgive me, because I'm a good example of completely disabled person. So without the assistive technology, wonderful assistive technology like my translator, I would never get anything what was said here. So thank you very much, first of all. Allora, innanzitutto buonasera, e poi mi scuso perché sono l'unica persona qui che non parla italiano e mi dispiace molto di questo. Chiedo veramente il vostro perdono, ma penso che sarete disposti a perdonarmi, perché sono veramente l'unica persona che completamente ha una disabilità totale in questo senso. Non parlo una parola di italiano, a parte buonasera, però posso fare affidamento appunto sulla assistenza della mia traduttrice, e quindi insomma siete comprensivi. So I would like to tell you a story from the perspective of the company whose main task is to deliver a tool, an authoring tool, for the publishers who are developing educational content, to make this tool capable to prepare and create accessible content. This is our main goal. Allora, vorrei raccontarvi il punto di vista, per l'appunto, come sentivamo poc'anzi, di quello che facciamo noi come azienda. No, il nostro punto di vista è diverso, perché noi ci occupiamo di creare e di rendere disponibili dei tool, degli authoring tool, appunto, che vengono poi utilizzati dagli editori, in modo da permettere loro di rendere i loro testi accessibili. È questo che noi facciamo nella nostra attività quotidiana. So before we start to discuss details, I think that we should all try to feel it. So try to understand, try to be in the shoes of the people. So Cristina stole my slide about dyslexia. my pleasure. So this is one of the examples when you can see that this is a regular text, but it was one of the developers trying to recreate it in the way that the text is perceived by the dyslexia person. So it's much more difficult to be read, to be understood simply. It takes much more time to get this text clear. Another example, I was a bit afraid. Yeah, sorry. Allora, voglio quindi cercare di farvi capire un po' quello che facciamo e anche quella che è l'esperienza di chi poi beneficia di quello che noi facciamo. E in questo senso, appunto, vorrei che ci mettessimo nei panni, appunto, di qualcuno che soffre, ad esempio, che ha questa disabilità, ad esempio la dislessia. Cristina mi ha rubato la slide, pazienza, però effettivamente questo testo, appunto, l'avete visto prima in versione diciamo tradizionale, e poi appunto abbiamo chiesto a qualcuno di rendere l'effetto che viene sperimentato da qualcuno che appunto è affetto da dislessia. Quindi vedete che appunto questo testo diventa molto più difficile da leggere, diventa molto più difficile anche da capire, e quantomeno ci vuole molto tempo per riuscire a elaborarne il significato. So the second example is also very simple. So you're probably familiar with that picture, but trying to imagine a person which is a colorblind. So the same, let's say, map or route looks completely different and much less readable than for the average person. E questo appunto un altro esempio riguarda invece il daltonismo. Se uno i colori li vede l'immagine che vediamo a sinistra, e se uno invece i colori non li vede, vedete come d'improvviso tutto diventa meno chiaro ed è molto più difficile anche riuscire a fare delle distinzioni all'interno di questa immagine. As you probably already know, there are many different types of disabilities, from visual, hearing, motoric, like you can't operate the mouse, or cognitive, when you have a problem with the understanding of some text or you need some more time. So we have to address all of them, because all of them are present in schools, in education. The number 135 million does not apply to children only, but this is the scale
that we have to face somehow within the European Union. E come abbiamo sentito, ci esistono diversi tipi appunto di disabilità, ce ne sono davvero di tipologie molto diverse e vanno ad esempio dalle disabilità motorie, ad esempio la difficoltà di utilizzare un mouse, a quelle che invece possono essere le disabilità cognitive, che quindi richiedono ad esempio più tempo per leggere un testo. Tutti questi tipi di disabilità sono rappresentati nelle nostre scuole e questo è qualcosa di cui dobbiamo essere consapevoli, anche perché quei 135 milioni di persone che vedete appunto scritte nella slide non riguardano solo i bambini. So the question is why I'm here, why there are so many brilliant solutions and technologies that can help children with different disabilities to learn efficiently. Why we are here, why I'm discussing this topic? Because today, more and more, education is based on the interactive educational content. So less on books, fortunately, unfortunately, I don't know, more on the digital interactive content, which brings a lot of issues. Ora vi chiederete, abbiamo sentito ci sono già una serie di brillanti soluzioni per riuscire appunto a far fronte a quelle che sono le difficoltà di una persona che è affetta da un qualche tipo di disabilità. Allora giustamente voi vi potrete chiedere, ma perché allora tu Arthur sei qui, visto che in realtà di soluzioni là fuori ce ne sono già tante? Io sono qui perché effettivamente nel mondo odierno, nell'ambito soprattutto dell'educazione, le cose stanno cambiando e c'è sempre più interattività, che sia un bene, che sia un male, questo non lo so, però resta il fatto che è così e quindi appunto io sono qui proprio per parlarvi di questo. So you may ask a question why it is so difficult to prepare accessible educational content. These are few examples through screenshots that explain it, but I'd like to focus on a very, very simple example. This is a simple exercise when the students of English need to select one word which is odd one out, which does not fit to the others. Allora, voglio cercare di spiegarvi come mai è così difficile rendere accessibile un contenuto destinato appunto all'educazione, all'ambito educativo. Vi faccio appunto un esempio semplice. Ad esempio, questo è il classico esercizio per qualcuno che deve imparare l'inglese e vedete appunto che devi trovare la risposta giusta. If you look closer to the page, you see that there are many different small objects on the page, like table of contents of the entire lesson, or navigation bar, or there is instruction for activity, or the activity itself, or tens of any other devices, small icons, which makes such a simple exercise a complex application. E ora voi vi chiederete, sì, però questa schermata non è che sia poi così complicata, perché dovrebbe essere così difficile come ci dici? Beh, perché effettivamente se noi guardiamo più da vicino cosa contiene questa schermata, vediamo che ci sono in realtà tutta un'enorme varietà, decine e decine di piccolissimi magari punti che ci esprimono qualcosa, che vanno a, non so, ad esempio c'è l'icona che ci dice dove ci sono, ci aiuta a navigare la pagina, c'è quella che invece ci dà le istruzioni per come procedere appunto a effettuare l'esercizio. Insomma, ci sono veramente tutta un'enorme varietà di punti che diventano problematici nel momento in cui qualcuno deve accedere, se appunto non è un contenuto accessibile. So this is just one simple example, but the interactive content has a huge variety. So I just skip several slides. And if you try imagine a regular website, news website. This is basically text or some images. But if you look at the interactive educational content, you have different types of activities. You have simulations, you have audio recordings, video recordings, all mixed into the one object. Ora, avete visto appunto scorrere sullo schermo l'enorme varietà appunto di opzioni che sono disponibili là fuori. Ecco, in questo caso si va da contenuti che sono più semplici, quindi ad esempio, non so, delle notizie, ad esempio, dove c'è un po' di testo, c'è qualche immagine e basta, a invece, soprattutto appunto nell'ambito dell'educazione, contenuti molto complessi, perché ad esempio abbiamo l'elemento di interazione, abbiamo le simulazioni, abbiamo l'elemento
elemento video, abbiamo gli elementi audio. So to address all of those, we have to base our development or our thinking on the main four principles which were defined in the WCAG standard, and they were also copied in the European Accessibility Act. So we have the content have to be perceivable, have to be operable, have to be understandable and robust. E questo mi porta a parlarvi dei quattro principi dell'accessibilità, in sostanza, che nascono appunto come principi WCAG e poi sono stati mutuati, per così dire, appunto dalla direttiva sull'accessibilità europea, e sono appunto quello che vedete sullo schermo: percepibilità, utilizzabilità, comprensibilità e solidità. We don't have time to go through all of those, obviously, but let's look at the first one and see a few examples how it applies to a content. Let's do the first thing. You have images on the page. Obviously, to make it perceivable for the people with the visual problems, you have to do the alternative text, so the screen readers can read what's on the image. I just finished it. It's not only images, but mathematical formulas, what you just discussed. There are brilliant solutions, but generally, when you produce content, you have to solve it somehow within the content itself. If you have a video or audio, you obviously need subtitles, but you also need audio description. So for visually impaired people, you have to tell what's actually on the video. Allora, ovviamente non abbiamo tempo di andare nelle quattro specifiche, appunto, di cui vi parlavo prima, dei quattro principi, però vi voglio fare almeno un discorso generale, soffermandomi in particolare sulla percepibilità in questo caso. Allora, quando abbiamo la pagina che avete visto inizialmente, Biology, appunto, qui cosa c'era? C'era ad esempio un'immagine. Allora, un'immagine, come abbiamo sentito prima, pone una serie di problematiche, e qualcuno che ha una disabilità visiva deve poter accedere a questa immagine. Quindi cosa si fa? Si crea appunto la descrizione del testo, ma non soltanto deve esserci questa descrizione, bisogna poi che si possa sentire questa descrizione, come appunto sentivamo poco fa il discorso delle formule di cui abbiamo sentito parlare. Effettivamente anche questo è una problematica significativa, e deve essere talvolta incorporata nel contenuto stesso, per non parlare poi del fatto che nel momento in cui abbiamo appunto un video o comunque dell'audio, bisogna che ci siano i sottotitoli, ma magari ci deve essere anche una descrizione audio. One more example, whenever you have a graph on the page, you should have a table as well. Tables are much more easy to be read by the assistive technologies. E oltre ai grafici ci sono anche le tabelle, che però sono più facili da leggere, per così dire, dalle tecnologie di assistenza. If you look at the perceivable problem, sometimes the content which looks good, looks nice, it's too complex in terms of layout for the cognitive impaired children. So essentially every single page should offer alternative simplified layout with the larger elements, with the larger fonts, larger icons. E se andiamo a vedere quali erano le problematiche legate ad esempio al tipo di layout della pagina, appunto, che vi mostravo poco fa, molto spesso una pagina che è bella, carina, d'impatto da vedere, pone una serie di problematiche per chi ha delle disabilità cognitive. Quindi in questo caso bisogna cercare appunto di rendere il layout più lineare, tutti gli elementi del layout devono essere più chiari, più grandi e più accessibili. Another example is about the color blindness. We are used to have a red pen to mark wrong answers and green pen to mark correct answers, but it's not enough, obviously, for the colorblind people. So you always have to accompany this annotation with other visible images, like crosses or checks or whatever, which is clear enough for the people who do not recognize colors. E poi, ad esempio, un altro esempio significativo è il daltonismo, perché si tende ovviamente ad associare ad esempio alla risposta corretta il verde e alla risposta sbagliata il rosso, ma una persona daltonica questa differenza non la può apprezzare, non la nota proprio, e quindi per questo è importante considerare sempre che ci sia anche un altro elemento che permetta di fare questo discernimento, cioè di capire se una risposta è giusta o sbagliata, utilizzando ad esempio una X piuttosto che un segno di spunta. One more thing, contrast. So
for the people who have issues with the reading from screen, when the contrast is not enough, we have to also offer switching from one level of contrast to another. E poi c'è un altro, ad esempio, un altro aspetto che riguarda il livello di contrasto, perché ci sono persone che magari trovano difficoltoso visualizzare uno schermo laddove il livello di contrasto appunto non è sufficiente, quindi deve essere molto semplice per un utente poter passare da un livello di contrasto più basso a un livello di contrasto molto più elevato. The last thing I want to share with you is the principle robust, or something which works correctly with the assistive technologies. That's an issue for the educational content because of its complexity. So I'll give you now two examples of the way how the assistive technology built in the content can help students with the blind students to understand what is on the screen. So we'll play a video soon. Mm-hmm. English one. English, okay. Allora prepariamo il video English intanto. E poi mi soffermo invece sull'altro aspetto che riguarda invece la solidità. Che cosa vuol dire la solidità? Vuol dire la correttezza di quello che viene reso accessibile per l'appunto attraverso l'utilizzo della tecnologia assistita, ovvero deve essere un elemento che permette di potersi affidare sempre a questa soluzione in qualsiasi situazione, diciamo così. Per cui adesso vi mostro con un video quello che si può fare con la tecnologia laddove si riesce a inserire questo elemento di assistenza, di tecnologia assistita all'interno direttamente dei contenuti. So before we start, I just said, istruzioni. Could you please stop it for aspetta, a while? Aspetta. So you see a simple activity, but try to imagine that you close your eyes and you operate keyboard only. Allora, adesso ci saranno una serie di istruzioni che sembrano semplici, però provate a immaginarvi di chiudere gli occhi e dover semplicemente usare una tastiera, seguendo quello che vi viene detto. Istruzioni. Say the groups of words out loud. Which word is the odd one out in each group? Oggetto 1. Seleziona parola. Singola risposta corretta. Poisonous, dangerous, outrageous, curious. Poisonous, dangerous, outrageous. Selezionato. Oggetto 2. Seleziona parola. Singola risposta corretta. Advisable, acceptable, comfortable, adaptable. Advisable, acceptable. Selezionato. Verifica pagina. Pagina bloccata. Corretto. 1. Sbagliato. 1. Risultato percentuale. 25%. I hope you can imagine how difficult it was for us here, but with the regular screen readers it's by far more difficult. Allora, potete immaginare quanto è difficile, ovviamente, quanto è stato difficile creare una cosa del genere, ma vi posso dire che comunque, anche se per voi questa esperienza, se avete chiuso gli occhi ad esempio, è stata difficoltosa, con uno screen reader appunto, diciamo normale, vi posso assicurare che è molto molto più difficile. And the last example I promise is another activity. Much more difficult because the first one was based on text, so it's easy. The second one is based on the idea of coloring the areas. E adesso vi propongo un secondo esempio che è un po' più complesso rispetto al primo, perché il primo era un contenuto testuale, quindi era un po' più semplice, mentre il secondo riguarda i colori e questo pone tutta una serie di altri problemi. Ok. Titolo dell'attività. Colora le parti del corpo. Descrizione. Ci sono 4 amici robot. Ogni robot è dipinto con colori diversi. Rosso, blu, verde e giallo. Ciascun robot ha una diversa combinazione di colori. Questo significa che non ci sono mai 2 robot con la stessa parte dello stesso colore. Guardando i primi 3 robot, che aspetto avrà il quarto? Colora le parti del corpo. Robot 1. Il casco è verde. La testa è blu. Le braccia sono gialle. Il busto è verde.
Le gambe sono rosse. We skip to other robots. We robot go to coloring. 2. Robot 3. Passiamo oltre, non vi robot descriviamo 4. Tutti i robot. Area. Casco. Colore. Verde. Colore. Giallo. Colore. Rosso. Colore. Blu. Selezionato. Blu. Area. Testa. Colore. Verde. Selezionato. Verde. Clicca per verificare le risposte. Pagina bloccata. Corretto. 1. Sbagliato. 1. Risultato percentuale. 14%. I hope you have your eyes closed with this test. Thank you very much. Spero che abbiate fatto il test con gli occhi chiusi. Grazie. Grazie Arthur, thanks. Come avete capito, chi si occupa di queste tecnologie non fa un mestiere semplicissimo, lo dico perché non è banale trovare delle soluzioni, e la cosa più intelligente che si può fare è parlare con le persone che più di tutti quanti noi capiscono questi problemi. Questo è il modo con cui mi piace introdurre Diana Gioffrè, che è Chief Visionary Officer per Accessiway, che è una realtà torinese, no? Se non mi sbaglio, ma non lavoro ovviamente solo a Torino, che si occupa verticalmente dell'accessibilità di siti internet, ed è anche, se non ho capito male, una ottima addestratrice di cani guida come quello che abbiamo qua sul palco con noi questa sera. Ti lascio la parola. Grazie mille, grazie al Circolo dei Lettori per l'ospitalità e a Paolo appunto dell'invito. Faccio una precisazione: la scuola cani guida la dirigo, sono un po' educatore cinofilo, ma lascio il lavoro, diciamo, coi cani diretto agli addestratori di cani guida, però appunto sì, è una mia seconda passione, sono questi fantastici cani. Detto correttamente, Accessiway è una realtà che nasce a Torino nel gennaio del 2021. Abbiamo da poco compiuto 2 anni, e in questi 2 anni, oltre alla sede torinese, sono nate altre 2 sedi a Vienna e a Parigi. Giusto per segnalare appunto quanto sia importante la tematica dell'accessibilità digitale. 2 parole giusto per inquadrarci: noi appunto quello che facciamo è lavorare su 2 fronti, uno molto tecnologico, quindi l'accessibilità a livello verticale di tutti quelli che sono i touch point digitali di un'organizzazione pubblica o privata che sia, in particolare con soggetti che rientrano tra quelle casistiche che la dottoressa Mussinelli appunto ci ha illustrato prima, ma anche lavoriamo da un punto di vista culturale. Cioè, noi siamo profondamente convinti che sia impossibile lavorare sull'accessibilità digitale se non si fa un lavoro anche su una cultura che sia inclusiva. Ovvero, quello che ci diciamo sempre è: se non so perché lo faccio, è molto difficile che io poi effettivamente metta a terra delle soluzioni che prevedano di fatto, alla fine dei conti, l'inclusione. Questo perché? Perché ovviamente l'accessibilità digitale rientra in tutta una serie di va ad abbattere tutta una serie di barriere. Queste sono ovviamente, in questo caso specifico, quelle digitali, che però stanno al di sotto della barriera più grande di tutte, che è quella culturale. Abbiamo parlato prima infatti della progettazione accessibile by design, quindi io progetto già in maniera accessibile in modo tale da includere tutti. Ecco, anche nel mondo digitale dovrebbe essere così, ma sfortunatamente soprattutto lato software, lato gestionale ad esempio, che sono quelli con cui tutte e tutti lavorano, non è così, e questo ovviamente ha un impatto dal punto di vista lavorativo e di integrazione, perché se si ha una disabilità, soprattutto visiva, posso dire sfortunatamente si dà abbastanza per scontato di non poter andare ad utilizzare dei software. Sono molto contenta di questo panel perché abbiamo visto la tematica dal punto di vista delle leggi, della tecnologia,
della ricerca e da portatrice di interesse ne sono veramente felice. AccessiWay mi ha dato l'opportunità di portare in azienda al mio arrivo con questo titolo particolare, Chief Visionary Officer, proprio quella che è la visione dell'azienda, ovvero l'impatto. E da che cosa lo vediamo realmente l'impatto? Dalle persone. E questo che cosa implica? Non implica soltanto che ovviamente non ci interessa assumere persone con disabilità per coprire le quote previste dalla legge, ma ci interessa ad esempio assumere persone che abbiano un interesse reale nei confronti di questo, di questa tematica, che se hai una disabilità tendenzialmente porterai valore aggiunto anche dal punto di vista tecnico, perché avrai competenze su quelle specifiche tecnologie assistive. Quindi ecco che anche nella realtà organizzativa la disabilità diventa portatrice di un valore. Su questo di fatto ci tengo a sottolineare la definizione di disabilità, che è quella più vicina al contesto appunto delle persone. Di fatto le parole della disabilità intendono sempre una mancanza, disabile, invalido, sono parole che troviamo sulle nostre leggi, non me le sto inventando, e appunto si sottolinea sempre la mancanza. Eppure avere una caratteristica specifica come ad esempio non vedere o non camminare non implica per forza che ci sia qualcosa di mancante, ma si possono acquisire altre competenze. Però sapete come possiamo sperimentare e mettere a disposizione degli altri e di noi stessi queste capacità? Se l'ambiente è accessibile. Quindi la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che è stata ratificata anche dall'Italia, che è un documento bellissimo che vi invito a leggere, è stato tradotto in tutte le lingue possibili, ci dice che la disabilità è l'incrocio tra le caratteristiche fisiche, psicologiche, cognitive o sensoriali di una persona che può avere effettivamente una malattia che può portare a avere delle problematiche rispetto a queste aree del corpo in interazione con un ambiente che potrà essere più o meno accessibile. Vi faccio un esempio. Le persone con disabilità, vi confesso questo segreto, sono cittadini, consumatori, lavoratori, esattamente come tutti e tutte. Quando le si incontra per strada si tende un po' a dimenticarlo e quello che dico sempre è che le persone vedono più i miei occhi che non funzionano che il resto di me stessa, nonostante vada in giro con un cane bellissimo. E quindi che cosa succede? Che non si presta attenzione sul fatto che, ad esempio, se io che non vedo devo attraversare una strada, la mia disabilità sarà molto alta se il semaforo, ad esempio, non è sonoro. Il semaforo è un salvavita per tutti e tutte. Però se invece questo semaforo è sonoro, la mia disabilità sarà quasi neutralizzata, perché grazie al mio ausilio, ad esempio il cane guida e il semaforo sonoro, potrò attraversare in autonomia e sicurezza la strada. Questo è l'abbattimento delle barriere, ad esempio appunto architettoniche. Il lavoro che va a fare AccessiWay è abbattere quelle digitali. Quale altro modo per integrare le persone all'interno dei processi e nella cultura aziendale? Integrarle all'interno della validazione, scusate, di prodotti e servizi. Ci tengo per questo a raccontare un prodotto in particolare che andiamo a diffondere tra le aziende, che consigliamo sempre di più, che è quello degli user test. E di fatto noi attiviamo dei percorsi di accessibilità con le aziende che prevedono un assessment con rimediazione, perché quello che diciamo sempre è ovvio. La prima regola è progettare accessibile, ma nel frattempo ho voglia comunque di interagirci con questi siti web, quindi andiamo a rimediare. Una volta effettuata tutta la parte di rimediazione, proponiamo appunto lo user test e infine la formazione, quindi per rendere poi l'azienda autonoma nel processo di accessibilità, sia a livello culturale, sia poi a livello di progettazione interna.
Lo user test di fatto è, sono delle prove che persone con disabilità svolgono venendo nei nostri uffici, interagendo anche con le persone di AccessiWay, e vanno a svolgere delle prove sui siti web che hanno avuto il tocco, diciamo, di AccessiWay, lato accessibilità. Questo che cosa implica? Che persone con disabilità diverse potranno interagire con il sito web o l'applicazione utilizzando tecnologie assistive diverse, oppure senza tecnologie assistive, facendo prove di navigabilità. Qui tocco un tema importante, che è un altro segreto che cerco di darvi. Oggi le persone con disabilità non sono fatte con lo stampino, di conseguenza esattamente come tutte le altre persone hanno delle caratteristiche diverse. Ci sono le persone con disabilità che oggi i giovani, mi ci metto anch'io tra i giovani, definirebbero boomer, quindi che non hanno tanta voglia di interagire con le tecnologie, non le sanno tanto utilizzare, oppure che invece sono native digitali e con le tecnologie ci vanno un sacco a nozze. Ecco, anche in questo caso l'accessibilità innanzitutto va incontro alle necessità di chiunque, rendendo il sistema più navigabile e migliore, anche se non si ha una disabilità o una problematica percettiva, ma può venire incontro alle esigenze di chiunque letteralmente. I nostri user tester hanno di conseguenza età diverse, utilizzano tecnologie assistive diverse e soprattutto hanno un periodo di insorgenza della disabilità diversa. Succede di fatto, anzi ormai con l'avanzare della medicina sempre di più, che ci siano sempre meno bambini che effettivamente nascono con una disabilità, ma che questa arrivi con il passare del tempo a causa di incidenti, malattie o qualunque altra cosa. È un qualcosa di cui tutti hanno spesso e volentieri paura. Secondo me è per questo che di disabilità si parla ancora troppo poco, però appunto è un qualcosa che può succedere. Adesso non incrociate le dita, insomma non la sto mandando a nessuno ovviamente, però è un qualcosa che può succedere nella vita. E questo cosa implica? Che quindi ci sia una grossa differenza tra il bambino che nasce con la sua disabilità e che impara proprio a vivere e conosce il mondo esclusivamente in quel modo di vivere lì, in quel modo di essere lì, che non è né giusto né sbagliato, è semplicemente essere, e poi quelle persone che fino a ieri non avevano alcun tipo di disabilità e a causa dei motivi che ho elencato prima si ritrovano ad avere qualche tipo di problematica, anche temporanea, ad esempio utilizzare le stampelle è una forma momentanea di disabilità. Ed ecco che abbiamo delle grosse differenze, soprattutto nell'utilizzo della tecnologia. Imparare ad interagire con un'interfaccia in una maniera nuova rispetto a quanto si faceva precedentemente è una bella sfida. Ed è una sfida che spesse volte, soprattutto nel lavoro di AccessiWay, incrociamo con datori di lavoro particolarmente, ma neanche sensibili, perché secondo me è una questione di correttezza, che sanno che un loro dipendente sta acquisendo una disabilità o l'ha appena acquisita e vogliono che la postazione di lavoro sia accessibile o per mantenere la produttività precedente oppure per reinserirlo in un altro settore che gli dia maggiore accessibilità e produttività. Ecco, questa è un'altra sfida, perché appunto la disabilità è qualcosa che può sopraggiungere e è molto importante che le persone vengano messe nelle condizioni di avere la stessa medesima produttività. Prima la professoressa Capietto ci ha elencato appunto, ci ha raccontato un progetto appunto che consentiva di dimostrare alle aziende che le persone con disabilità visiva possono effettivamente svolgere un lavoro al computer. Non solo, è possibile, nel caso in cui la cecità o qualunque altra disabilità sopraggiunga, andare incontro sia ad un livello culturale che tecnologico verso la persona e individuare strategicamente, quindi proprio a livello di processi e a livello
organizzativo, quelli che possono essere i supporti, e poi ovviamente pensare all'accessibilità. Faccio un ultimo appello prima di chiudere, perché il lavoro di AccessiWay secondo me è molto importante, anche il panel che stiamo facendo questa sera, perché nel 2023 la tecnologia è senza dubbio una delle porte principali che ci espone al mondo, sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista di richiesta di ascolto a livello di diritti. Le persone con disabilità, in particolare oggi, grazie alle tecnologie, hanno modo di farsi sentire, di esporsi, di esserci effettivamente nel mondo, indipendentemente dalle barriere esterne. Immaginate di non poter dire la vostra perché venite ammutoliti a causa di un gradino, perché non potete entrare in un edificio, o perché non parliamo la stessa lingua perché segnate solo in LIS. La tecnologia ci sta aprendo queste porte, porte di consumo, porte relative alla rivendicazione dei diritti. Prestiamoci attenzione e prendiamo a cuore questa battaglia, perché è molto importante. Grazie.